notizia. Meraviglio. Dopo potevi anche togliere l'affiancamento. Un quarto d'ora di... Twitch ha pensato bene di farci fare lo streaming finalmente. Ciao a tutti ragazzi da Antonio e Francesco, dall'antro dei draghi, si continua dopo una pausa di una settimana circa, sì. Halo 3 con il Master Chief di quartiere. Sempre. È la notte. L'arbiter. Che per l'occasione è l'arbitro. Andiamo con i caricamenti. Le cose belle. Le belle cose. Sicuramente più veloci di Halo 1 e 2. Molto. Forse magari quando arriviamo ad Halo 4 ci spicciamo un po' più prima. Un po' più prima. Hai navigato una serie favolosa. Scienze poetiche. Io me lo posso permettere. E le è. Bene. Chief, raggiungi il sito dello schianto. Di nuovo. Anzi, non distruggiamo tutta la vita nella galassia, coraggio. Squadra a rapporto. Contatti multipli, nemici sconosciuti. No, laggiù. Siamo circondati. Qua c'è un martello gravitazionale se ti serve. Sarebbe serve. Qua ci sono flu da bestia. Qua c'è un fucile a pompa. Qua c'è un fucile a pompa. Sava. Stai morendo? Sta male. Siete divertendo? Sì, era il mio, lo... Te l'ho portato io. Coio. Che carini, ci hanno mandato uno Spartan. Sì, lo so, infatti era un pochino inquietante questa situazione con me davanti a te con un martello gravitazionale in mano. Non solo quello. E non solo quello, ma l'altro non lo voglio sapere, grazie. Comunque per l'offerta. Stavo sparando un marine, ma va bene. Non importa. Non importa, tutto a posto. Una lezione da magistrato gli abbiamo detto. Ultima persona. Chiudiamo. Da che l'ho visto a che non l'ho visto. Merda, passai. Non lo faccio. E allora, gliel'amo fatta. Fottutissimo, cutia pompa. Arma brutta. Qua c'è qualcosa che non mi ricordo che cazzo è, ma sembra una bella cosa violenta. Un lanciafiamme. Beh.
testa. Minchia secchista. Non posso dirti tutto, signor Valerian. La mente suprema sa che sono nel... Da dove ce la fai? Cazzo. Io non sono un flood, vorrei farti notare. E se sei lento non è colpa mia. Che cazzo è successo? No, aspetti di stare davanti. No, io starei cercando di andare indietro, a riprendere tutte le mie robe. Sì, ma è nascosti sotto la loro pelle. Sul letto, e allora? Nascosti sotto la loro pelle. Hanno iniziato a parlare. Le loro voci. Mi dispiace. Mi dispiace. Basta. Ok, basta. Stavo per porre fine alle tue sofferenze, dico. Non l'hai visto che poveretto voleva morire? Sei senza cuore, veramente. Ma è mia impressione o l'azione troppo bene a darlo? Ah, gli ha fatto benino, non troppo, però gli ha fatto bene. Ora c'è quello poveretto là da solo a disperarsi. Spero che tu ti senta in colpa. No, in colpa. Beh. Continua a scoprire. No. E poi io sono l'arbiter, se non ce l'ho io. Ehi, ehi. Cosa ci fa lui? Aia! Aia mia! È stata una cosa brutta. Non è molto bella questa cosa. Io credo di essermi ritrovato nel bel mezzo di una gangbang, non è stato bello. O prima arrivare tu no, eh? E beh. Tu cazzo. Toh, abbiamo una visualizzazione. Mancato. La distanza col fuggire la pompa con una odifica. Salve. Aspetta. Ma quanti cazzo? Sì, ora mi ricordo, in Halo 3 la nerfazione della pistola umana contro il Flood è brutta. Esatto. Vedi che piano piano ci arrivo. Da complimenti, eh. Ho cigno dentro, poi. E lo sappiamo che sei cigno dentro. Ridoppio uno a colpire, non è colpa mia. Guarda che si mettono uno sopra la testa dell'altro. Ma... 4. Palle valere. Oh, liscio.
Cazzo di fucile di ricognizione ovviamente no, eh. Le cose belle non me le danno. La troia. Questa arma ha una baionetta, non si dice più. Sì. Non lo devo dire qualcosa. Non credo. Mica ghia questo. Situazione molto confortante, grata. Ah, finalmente un pochettino d'aiuto arriva ogni tanto, eh. Ogni tanto. Da parte di tua. Ah, perché ti ha aiutato. Bravo di no. Chief, gli Elite stanno cercando qualcosa. Non gli abbiamo creduto quando ce l'hanno detto. È Cortana, Chief. È su quella nave. Trovala. Portala via. Oh, mi piace. Oh, un fucile a ricognizione. C'è la puttana nella mano. Bello, si sta trasformando. Salve. No, sono amici. Sono amici. Gli Elite sono amici, non cibo. Esatto. Siccome noi dovremmo essere alleati, va bene così. Questo demone, il nostro obiettivo è comune. Demone? Ma chiamato demone? Sì. Perché questo non lo so, non te lo meriti. Ah, che vogliamo fare? Ti spostarti. Ormai fanno di tutto. C'è un'integrazione della società che non ne ha idea. Tu te le trovi le torrette portatili nu? È il lanciafiamme là. Come me lo tieni? Pampino. Lo chiami un pampino. C'era una spada. Era, ora. Te la son ciulè, te posso dire. Meglio di una spada. Vieni qua, vieni. Vieni, vieni, vieni qua. Seriamente. Non abbiate paura. Io sono pace. Sappiamo. Io sono salvezza. Sappiamo, signor Tentacolo. Ti ricordi? È il Kraken. Cthulhu. Kraken. Dove? Fratello. Oh, suo cugino. Sono un coro fuori dal tempo. Unite la vostra voce alla mia. Vabbè. Nel canto della vittoria eterna. Sempre così. Allora. Sarebbe. Credo la morte, ma non ne sono sicuro. Stavo al canto, nella vecchia pastorina. No, non credo. Proprio quello? Credo di no. Ed ecco che io recupero Cortana e tu la prendi, ma ti va? Alta opera, la città santa dei profeti. Cortana. Attivatore! Carissimo. Devo agire rapidamente, prima che la struttura subisca ulteriori Aspetta. Danni. Lascia stare. Se non portiamo il dispositivo in un luogo dove posso ripararlo,
La struttura andrà distrutta. Volevi uccidere Cortana. Volevi uccidere me. Il protocollo ha determinato le mie azioni. Lei aveva l'indice di attivazione e tu stavi per distruggere la mia installazione. Tu l'hai distrutta, in effetti. Ora mi rimane solo una responsabilità. Aiutare te, attivatore. Come forse avrei già dovuto fare. Ah, oh, va bene. Gran figlio di precursore. Io sono già sulla nave, evidentemente. È una nave Covenant. Per quanto ne sappiamo, potrei guidarla io. Vivrà, oracolo. Può essere salvata. Dubbio. Il dispositivo di stoccaggio ha subito un grave trauma. Le matrici sono instabili. Forse uno dei nostri tecnici. Questo non sarà necessario. Chief! Successo! Alta opera, la città santa dei profeti sta arrivando sulla Terra, insieme a un esercito di Flood. Non posso dirti tutto. Non è sicuro. La mente suprema sa che sono nel sistema. È solo un messaggio. Riproducilo. Ma non sa del portale, non sa dove conduce. Dall'altra parte si trova la soluzione, il modo per fermare i Flood, senza attivare gli altri Halo. Master control. Aspetta, allora qualcosa. Chief, lag. Non c'è molto tempo. Mi dispiace. Non importa, oracolo. È abbastanza. La lotta è attraverso quel portale. Con i Brute e il profeta della verità. Stardi. Bene. Resteremo qui. Il più a lungo possibile. Non hai sentito? Il vostro mondo è condannato. I Flood, la mente suprema, saranno su di voi. Avete superato a stento una piccola contaminazione. E tu, comandante, hai appena distrutto mezzo continente. Forse non dovrei preoccuparmi solo dei Flood. Una sola spora Flood può distruggere una specie. Se non fosse stato per l'Arbiter, io avrei distrutto l'intero pianeta. Signore, chiedo scusa. Cortana ha una soluzione. Cortana? Sapete come sta? Che danni ha subito? Potrebbe anche essere corrotta. Potrebbe essere un tranello dei Flood. Attraversiamo il portale, per esserne certi. Quello che dovremmo fare, comandante, è renderci conto che l'ultimo baluardo dell'umanità è la Terra. Se andiamo, rischiamo tutto. Uomini, donne, bambini. Se restiamo qui, forse abbiamo qualche speranza. No. Se la struttura si sbaglia, i Flood hanno già vinto. Troverò la soluzione di Cortana e la porterò qui. La Terra è tutto ciò che ci resta. Ti fidi così tanto di Cortana? Sì, sì, signore. Hai appena preso la decisione peggiore della tua vita. O la migliore. Comunque, Master Chief, non vivrò la peggiore. Normalmente c'è sempre. Yeah. Diciamo alla fine. Ho tante peripezie, sofferenze, quasi morti. Allora. Veloce e leggero, come insegna il signor John. Ma sculettano gli Elite, non sculetta nessuno. Siamo famosi per questo in tutta la galassia. Gli strip club sono pieni di Elite, sapevalo. Non lo volevo fare. Sapevalo. Veramente. Comunque. Guarda che forse riusciamo a finire un'altra missioncina. Ah sì. Anche due, ce la butto lì con. Hai visto? No. Ora riparte dall'inizio. La scena di intermezzo, ragazzi. Eccolo, vedi? Parli troppo presto. Ce la potremmo farcela.
Gliela podemo fare. Tra l'altro abbiamo battuto il tempo parziale. E la madonna. E tu sblocchi pure tu. Anche tu, non è che puoi sbloccare la sua, Non ti raggiungerò mai. Ma mai, proprio mai al mondo, lo sai. Devo soltanto impegnare di più con i giochi. Io smetto di giocare all'Xbox perché se no io continuo ad avanzare. Certo. Capofa. Capofa. Navi Brut, una linea irregolare. Comandante, sono tre volte più di noi. Bene, uno scontro equo. Incrociatori, fuoco! Bruciamo le loro luride tane. La nave del profeta della verità non attacca. Deve essere sbarcato. Ricevuto, ci pensiamo noi. Sfondate la porta! Anche lui delicatissimo dal primo Halo a questa parte. Yeah. Soprattutto. Andiamo. Ecco, non mi ricordo se qua o nel 4 avevo un certo punto, se anche vuoi dare un palco. Ma ce la faremo. Bene, apriamo il portello. Poi Roma non in diretta. Sempre. Sì, già ti viene di andare avanti. Oh. Oh. Che bella vista. Bene. Che bella vista, proprio con questo coso qua davanti, sai che bella vista. Garantire al comandante un atterraggio sicuro. Bello, allora è bello. Tu vuoi dire? Ora sì. Mazzati. Va bene, è una missione da ufficiale da cecchino, mi fa piacere. Se vuoi sì, io ci posso andare ad ammazzarlo. Visto che quello di prima non me l'hai fatto uccidere. Ma non l'hai fatto. È bellissimo, lo so. 70 miliardi di dollari e 14 mila ingegneri. Sento Grant. Sempre delicato tu, eh. Delicato. C'è proprio a non facciamoci sentire. Primo di una lunga serie. Assaggia questo. Quando devi finire sto scudo, ma onde? Morto. Altro morto. Prendi questo. Allora ogni tanto sai mirare, Questo è l'auto aim. Tutti avanti! Che se ne ha brutta adesso? Automain. Lo spiego. Non arretrate fino alla risposta della nave. Qualcuno? Mister Verità. Cosa ho trovato? Tutti tu. Aspetta, non me l'ha fatto spettare. Altri contatti nemici più avanti. Voglio. Forza! Che scherzo? Arsone. Li ho trovati tutti staccati prima. Ah, quindi non ti sei abituata. Quella cosa distruggerà. Per due, no, però l'arbiter scuretta molto meglio. Te lo devo dire.
virgolette a lui. Politicamente una granata. Politicamente corretta. Voglio sperare. Voglio sparare. Lo so già facendo. Hunter. Mi fa piacere, mi fa solo piacere. Sempre così devi fare. Sempre così. Vabbè. No, davanti. E se quello mi corre in faccia pure lui. Non ti chiedo perché, perché già lo so. E tu quando vuoi hai una buona mira non è colpa mia. Ma è un combattimento difficile. L'aurora la scende, non può sopportare altri colpi. Trovami un posto per farla scendere. Ma sempre quando riguarda il mio culo. Un occhio, ce l'ho. Ecco, gli occhi. Visto un veicolo? Che gioco ha molto. La contra era già battuti, signore. Ma abbiamo trovato un buon. E l'impressione è quella. Ah, non credo che duri assai la sua vita, visto l'headshot, sai? Bastardi, mi hanno distrutto il Warthog. Credo che abbiamo solo Mongoose a disposizione. Quello senza torretta, persona singola. Questo. Quello è un Warthog. Questo è un Mongoose. Perché il Warthog è un po' distrutto. La merda. Quindi abbiamo solo un mini Mongoose. Cazzo me. Ok, ora abbiamo qualcos'altro se non ci ammazzano prima, eh. Non ti ammazzo io prima. Perdo. Ah, li distraggo io. La mia ubriacante guida. Cam merda. Ehi, una neia. E tu li distrai, quelli non vedono dove vanno, mi impaiano. Esca. Garzone sei. No. Cadi quella troia. Son merda. Cazzo merda. Togli di do. Mazzati. Vediamo. Via di la torretta, strong. Voglio sparare, mi sono addestrato. È presa in. Voglio eccomi. Ora. Ando cazzo dove andare. Dai senti, vuol dire. L'importante è che non ci ammazzo. Non ammazzo. Ci si sarebbe prende. Anche una ha salvato qua, quindi credo che dobbiamo andare. Vai. Voglio sperare. Io l'ho fatto. Sai il freddo di questa cosa che non davanti. Peccato, il chopper è andato. La motoretta se n'è andata. Oh. Motorette. Perché hanno un che di accattivante? Ok, poi tutto fatto. No, il ghost è morto, il guidatore. Siamo sempre un paio di inutilissimi marina preso, non ce lo dimentichiamo.
Almeno i mitraglieri qua fanno qualcosa, eh? Almeno ha un certo controllo aereo sto coso. Quella è un po' disabitata, quindi è certo. Stanno usando la torretta! Dritto in faccia. Guidare è un veicolo brutto, mica degli elite, non ci sono mica abituati. Attenzione, cioè. Ma che fa? Le piacciono a lei i precursori? Mi faccia capire. I precursori sono amici, ma ne ho sicuro. Ok, abbiamo qualcosa da premere? Non prendermi sull'asfalto, l'ho notato dopo che stavi scendendo. Stavolta l'ho fatta apposta. Sì. Abbiamo qualcosa da fare? Ah. Devo scendere. Geronimo! Io sono un bravo guidatore a dispetto di quanto dicano gli altri. Cambia. Vai col break. In faccia gli vengo, in faccia. No, io ho fatto una minchia, va bene. Sono male, morto. Ma i ghost sono violenti. Sei una meglia. Guarda che l'ha detto alla torretta, eri tu. Ma la torretta è una, i bersagli sono più di. E allora non sai sparare. Se vuoi mi approprio di un breath e tu fai quello che cazzo devi fare. Tanto sto cercando di morire. Ho notato che sei abbastanza coriante. Lo so. Cazzo fai? Arriva la mano. Non si è dimenticato. È andato perfetto. Intanto ci togliamo un po' di minchiolini, ma non ha funzionato, quindi andiamo direttamente verso il brett. È stato quasi perfetto. Onorato. E allora andiamo dritto dritto. Devo fermarmi a fare turismo, no? Sì, ma fermati bene, cazzo. L'ho fermato benissimo, stavo nel frattempo cercando di impagliarne un paio. Come quello stava facendo con la roccia. Quello ce lo siamo un po' impattato. Cosa impattato non l'ho capito, ma non importa, stanno impattando noi. Quello l'ho notato. Ma ci stanno impattando duramente. Non credo. Beh. Ma mi dica sì. Intorno cosa succede? Tu che fuori. Per ora niente. Io cambio. Diciamo.
bersaglio, non lo sentiamo. Ora c'è un ghost. Giusto per morire, se ti può interessare. Sono morto. Fai te. Sono vivo, torniamo. Cazzo merda, chi cazzo è? Non guido io a sto giro, vorrei fare. Infatti non sono nella terra. Sono un cover. Sono merda. Pronto. Pure. Capiccio. Ehi. Veicolo è confiscato. Marin, con me. Con me, ego. Questo è per la terra. Ma che cazzo mi serve un Marin col fucile a pompa messo dietro al mungu? Per capire. Ci sono io, c'ero io. Ecco, quello te lo meriti tutto però. Io. Aia. Non che mi serva a niente, però era così, per ammazzare. Ah, stai tu allora. No, è che non ho che farci con un antiaereo, sai com'è? Non ho aerei da ampliare. Entro io. Salve. Un Grant che ormai con cima le margherite. Ci siamo, l'età assicura. Comandante, la porti giù. Ricevuto. Cala, cala. Su, in alto, sta arrivando. Cazzo merda. Cazzo me! Troione! Ecco, vedi, l'ho combinato. Cane, non parlo, eh. Grazie, Pro. Cigone, peggio di te. E tu sei John. Mio. Detto mio. Detto mio. Ci passeremo attraverso. Oh, gli Scorpion, cazzo. Gli Scorpion. Mio. Va bene, posso prenderlo tu. Mi prendo l'altro. Devo aiutarti a scegliere un veicolo. Questo sembra in ottime condizioni. Bene. Pincarrozza. Un po' si stringe. Cazzo di pietra millenaria, chi gliel'ha messa quando lo so. I precursori, tutta colpa loro. Se manco uno Scorpion te vuoi dare, porco cane. Che lo scorpio non fa guidare a me. Uccidate lì. Ho io. Hai saputo cosa ha colpito, signore? Carro batte cacciatore. Quando in arrivo. Attenti alla torretta. Carro batte tutto qua. Amico, potrei continuare all'infinito. Sì. Sì, c'è. Ora ce l'ha un marino. Cazzo di Vret. Morto. Cazzo di Ghost. D'accordo, sono muori, però intanto. Distrutto.
Perché colpirà mai le chiavi? Ho notato. Ma devo fare un pochettino di sfida qua. E ci devi provare, se no dico mi sto fermo, prendimi pure. Ma continua a perdurare. Chopper Brut. Chopper brutto. Bel lavoro, amico. Però non è un chopper, però vabbè. Spari addosso a lui, giusto? Non c'è più. Quanto amo gli Scorpion. Ehi, siamo dalla stessa parte noi. Sicuro. Capitan America disapprova. Io disapprovo Capitan America, quindi le dico. Cazzo merda. Mi hai fatto cadere il cazzo qua davanti alla via. Sarei contento adesso. Qui dobbiamo scendere. Beh. Sì. No. Ma che soltanto! Che battere cose ad cazzo. Mi ha fatto male. Senti, signor Spark. Oh. Peccato, sarebbe potuto. E allora? Il mondo. Che cazzo è questa? Oh! Armi dei precursori. Che cosa? Quindi ora ci saranno flood come se non ci fossero noi. Apritemi. Signor Spark. Il ti Spark. Oh. Ecco, questo pannello. Beh. Scorpio. Miei. Eccellente. Di qua. Proprio. Ah, un terminale, vabbè, lasciamo. Ottimo lavoro, Chief. Ti danno G, ma lasciamo stare. Avanza fino alla sala cartografica. Ti ricorda bene? Ah, ora si apre tutto. Stronzi. Salve. Contenti, Marie. Ti rincontriamo, eh? Grazie per il Warthog. Ghost in avvicinamento. Signore, il Warthog è tuo. Ecco. Grazie. Lei si vuole mettere al posto del passeggero? Vadi. Vadi con testa. Ah! Vadi anche lei ogni tanto. Questa è un po' più violenta. Le piace? Mi piace assai. Ho notato. Io ho sbagliato bursante. E continui a sparare. Attitudine. Io, ok, tieni tu il coso, non ti preoccupare. Io, cazzo, io ho detto mio. Ok, ora è mio. Questo è il tuo. Perché? Dammelo. Tutti a bordo dentro il treno, vai. Essero fermi.
ancora la gente deve stare ferma e a pararti le chiappe. C'è una quantità di prep qua in giro che non può finire più. Che sei uno scarzone. Ed è il motivo per cui guido sempre io. No, perché si perderebbe uno Scorpion e non è una bella cosa da fare. Non ci. Che cosa brutta. Poveri pellicani. Quello non sono io sono un po' più avanti. Quello sempre. E ci provano molto piacere a farlo. So come gli stiamo facendo male, porca troia. Ora dobbiamo salirgli in groppa. Dobbiamo ingroppare, non è colpa mia. Perché ne basta uno. Lo denuclearizziamo e scappiamo. Già fatto. Con merda sono rimasto senza Scorpion, ma va bene. Una cisterna di metà. 4.000 medaglie campate. Oh sì, penso un vero pezzo. Lei c'è il mio nuovo veicolo. Lo sapremo molto presto, capitano. Potresti andare. Sì. Perché l'avevo parcheggiato sotto il ragno e mentre il ragno esplodeva io stavo per arrivare di nuovo là. Ah, sai com'è? Ma non fosse stato per me, a quest'ora il ragno sarebbe ancora là. Ma se non fosse stato per me, Francesco non sarebbe esploso. Infatti, quindi lascia. Salve. Jackal, la mia menghiola. Quanto mi piacciono tutte le manovre complicate che bisogna fare per non lasciare un veicolo. Abbiamo chiuso. Sfondo! Minchia, sono entrato, non me l'aspettavo. Il mio spazio, senza fretta. Sei pessimo. Sei pessimo. Il piccolo bastardo mi ha punto. Non volevo che ti facessi del male. Un suo modo per dimostrare. Mattati, il mio spazio. Eccellente, di qua. Largo. Fate largo. Arrivano gli elite. Arrivo io, mettiti qua dietro. Ed è un po' morto. Io sto a posto con le armi che ho fatto. Diciamo armi. Proprissima. Ok, è lì. Cazzo merda. Diceva. Tanto sto facendo una strage. Sempre amatissimo. Avevo un chopper. Però non c'è più tempo. Pronto. Dobbiamo arrivare. Ancora abbiamo un minuto, ce la possiamo fare.
Andiamo in Berserk, signori, andiamo in Berserk. Certo che mi piace. La sala cartografica! Avanti, attende la tua approvazione. Gliel'abbiamo fatta. Olè. Quella è la nostra galassia. Siamo oltre il margine. 2 alla 18esima anni luce dal nucleo galattico, per la precisione. Che posto è questo? L'Arca. Questa è l'Arca. Ho sempre pensato che facesse parte di un'installazione scudo. Evidentemente mi sbagliavo. Che novità. Per niente. Per esplodere l'antro. Compartimentazione. Nel caso fossi caduto in mano ai Flood. Puoi dirmi dove ci troviamo di preciso? Qui. E il profeta? Vicino a uno dei sistemi di comunicazione oltre luce dell'Archetemo. Sfortuna. Il Vicanaso ha attivato una barriera. Un perimetro difensivo attorno al nucleo dell'Arca. Sarà facile disattivare la barriera. Strano che i miei creatori abbiano posizionato un tale sistema difensivo attorno a un solo... Oh no! Cosa c'è? Phantom! Spark, muoviti! Dobbiamo superare per la barriera. Poi il canaso distruggerà tutto. Va bene così. Ciao aficionati, grazie per averci seguito. Ciao. Ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima. Sempre noi salutiamo e poi spegniamo lo streaming.